Cari amici e ascoltatori e navigatori internet, Sandra Alessi, siamo alla Dispoli e vi abbiamo parlato tanto di questa bella manifestazione con colui che è stato un po' il Deus ex machina sicuramente, ma tutti gli spettacoli partono dalla prologo di La Dispoli. Ho il piacere di presentare il presidente Claudio Nardocci. Ciao Claudio. Ciao, naturalmente con l'amministrazione comunale sotto braccio proprio, perché chiaramente è un gioco di squadra che non coinvolge solo noi e il comune, ma coinvolge un po' la città, gli sponsor sono stati determinanti questa volta per arrivare a coprire il bilancio, perché la manifestazione è molto onerosa, come puoi capire, perché l'allestimento solo vedi che tipo di allestimento c'è. E poi gli artisti sono straordinari, insomma Arisa, Giusy Ferreri e The Colors sono ci permettono di essere tutte le sere oggetto dell'attenzione di tutti gli appassionati di musica di La Dispoli e dintorni. Pensa che stamattina sono venute tre ti ho visto ecco, hai visto? Due da Mantova e una da Brescia, alle 7 stavano qua. Beh, diciamo poi soprattutto un omaggio ai cittadini, ai residenti e soprattutto anche ai villeggianti, perché era completamente gratis e sotto sotto c'era però un'iniziativa molto bella. Molto importante, quella, abbiamo abbinato la musica alla solidarietà, che sono due cose fantastiche, meravigliose, e abbiamo chiesto a tutti quelli che volevano prenotare per i concerti e venire a vederli di portare, visto che era gratis, come prenotazione un genere alimentare non deperibile, in modo che tutti, pensa che abbiamo recuperato più di 5.000 prodotti e li abbiamo donati alla Caritas diocesana, che ha una mensa che tutti i giorni assiste i pasti per 80 persone, quindi c'è un consumo enorme, c'è questo gruppo enorme di persone che vanno aiutate assolutamente, perché non riescono altrimenti a mangiare. Vero, quindi, allora, quindi inizia alla grande, vai, finisce luglio, inizia agosto, sarà un'estate straordinaria comunque qui alla Dispoli. Ho visto il mare in ottime condizioni, tutte le strutture sono state adattate proprio a ricevere il grande flusso di villeggianti che arrivano ogni anno. Esatto, e ogni anno cerchiamo di migliorare la qualità dei servizi, che è determinante. E con i concerti abbiamo aumentato anche la qualità dei servizi del racconto emozionale delle storie di La Dispoli, che ce ne stanno tante da raccontare, e nell'estate del consorzio di Marina di San Nicola noi ci siamo prenotati per due serate con la prologo. Saremo protagonisti di racconti, quindi il 10 agosto con i racconti etruschi e in costume, e poi tu lo sai, sarai protagonista insieme a noi. Ci sarà un giornalista moderno che casualmente è Sandro Alessi, che ci intervisterà e saremo noi naturalmente saremo nelle vesti di due etruschi, io e l'archeologa Maria Teloni, quindi insomma ci abbiamo da fare una cosettina. Beh, poi ricordiamo che tutta la zona comunque ha della storia alle spalle enorme, qualsiasi piccola parte di La Dispoli comunque, dal cinema alla storia, all'etrusca, all'archeologia, insomma ne abbiamo di che parlare. Sì, perché il nostro io l'ho definito un paese che non c'era, perché è stato fondato molto tardi, alla fine dell'Ottocento, nel 1888. E chiaramente non c'era quando c'erano già gli Etruschi, quando c'erano già i Romani, quando poi i Longobardi sono passati qui per andare verso Roma, e non c'era il Caravaggio, quando è stato costruito il Castello de Scalchi, quando è stata costruita la Posta Vecchia, insomma, e poi non c'era quando il principe De Scalchi nacque qui, Ladislao, e poi fondò questa città. Quindi questa che raccontiamo è la storia vera del paese che non c'era. Bene, io ringrazio il presidente della Proloco, Claudio Nardocci, ringrazio voi per l'attenzione e vi invitiamo, se ancora non l'avete fatto, a venire a trovare questa stupenda cittadina laziale a mezz'ora da Roma, e vi aspettiamo e vi auguriamo una splendida estate. Grazie a tutti voi, grazie a Sandro.
motivo almeno se dobbiamo farci male. Mi dirai, mi dirai, non è vero, non è vero, l'amore è peggio del veleno, seconda ciò sarà di sto inferno, e tu credevi sul più bello. Non è vero, non è vero, pure quasi ci credevo, tu la soltanto una notte intera, se piango poi ti se ne frega. Done at night.